Siamo qua stasera in TCT, questa è la nostra azienda, la Taranto Container Terminal. Siamo tutti lavoratori, 547 dipendenti in cassa integrazione da ormai 2 anni. Ma che è successo che ha scatenato questo? È successo che oggi c'è stato l'ennesimo incontro con i sindacati e sono saltate le trattative. Poi abbiamo saputo, secondo me questo è il motivo scatenante, che qualcuno sta giocando, in che senso? Cioè che si scarica le responsabilità. Noi oggi aspettavamo una risposta da parte del governo, del comune, della provincia, della regione, persone che sono impegnate con noi, un consiglio comunale tenutosi il 30 settembre qui a Palazzo di Città a Taranto, e non è successo nulla di tutto questo. Quindi adesso siamo qua a solidarietà per tutti i ragazzi che sono là sopra, perché non sono soli, noi siamo qua per loro, come loro sono lassù per noi. Mi pare 3 persone o 4? 3 persone. Sono famiglia? Sì, sono sì, famiglia, tutti, con bambini, ma con qui, sposati, piccoli. Tutti abbiamo famiglia. Ma qui abbiamo tutti famiglia, noi siamo tutti con loro, perché qui ci giochiamo il nostro futuro, il futuro delle nostre famiglie. Adesso basta giocare con le nostre anime. Ci prendono in giro, 2 anni e mezzo. Perché se i sindacati dicono una cosa, TCT dice un'altra, l'autorità portuale dice un'altra, noi stiamo comunque qua. Ieri c'è il sit-in spontaneo da 17 giorni, credo, c'è stato il giorno da portuale. H24. Qualcuno H24, senza dare fastidio a nessuno, senza motivi di ordine pubblico, senza nessun tipo di problema, notte, giorno, al freddo, alla pioggia, ci siamo arrangiati come potevamo. Qualcuno ha avuto la felice idea, non so chi, ripeto, non so chi, perché non noi lavoratori, di smantellare questo presidio. Per quale motivo? Se ancora non c'è nulla di concreto, di scritto. Noi continuiamo perché penso che sia logico adesso, siamo arrivati fino adesso senza avere nulla, perché spezzare adesso questo comitato premiato, questa protesta, che è pacifica tra l'altro, non stiamo dando fastidio a nessuno, non abbiamo bloccato ancora nulla, noi abbiamo fatto gli striscioni, altrimenti ci arrabbiamo, però siamo ancora qua, adesso sono le 11, non so neanche che ore sono, però siamo pacificamente, qualcun altro non ha capito che non bisogna giocare più, basta. Siamo stanchi, esausti, furiosi, anche furiosi, poi le conseguenze sono queste.